È importantissimo, digestivo, tranquillante, tutto. In una pausa di esami, quando facevo l'assistente, scendemmo col mio professore al bar e un altro assistente più anziano. Loro presero un caffè e io feci l'errore drammatico di prendere il tè. Loro finirono in 3 secondi e cominciarono a guardare l'orologio e io ho bevuto il tè rovente, io non so, in una 30 secondi. Ecco, questo è il difetto del tè, diciamo, se hai fretta non è lui proprio il tuo prodotto. Ottimo, fa digerire. Il tè verde, eh? Solo verde. E anche contro la nera. Tè è davvero mezzuiano, aber kshecholim. Kshelo cholim shotim caffè. E quindi ti demoralizzano anche di parlare di queste cose. Io faccio il tè tutte le mattine. Per il tempio lo faccio con la harach. Una volta viene un po' piccantino, una volta meno piccante, sai, qualcuno ti dice che oggi non gli piace, domani non gli piace, sti rompiscatoli. L'Ainara si può togliere col tè? Non lascia la Ma non si toglie niente, c'è tutto il modo del Signore, l'Ainara, non esiste l'Ainara, esiste soltanto la ingordigia, ma Dio è grande, ti protegge. No, non è contro il malocchio, si beve e basta. Finito l'Ainara! Il tè è buonissimo, ma la gente ci pensa dell'anara, è tutta fesserie, tutti siamo in mano del Signore, fate le cose buone, fate la sdaka, e questo leva tutta l'anara. Uso tutte le macchine, basta che sono buoni. Sei senza voce, un bel tè con il miele dentro. Di. Io bevo tè. Ma che stai comprando delle cose, state facendo degli affari con qualche ditta che vende tè, perché ti sta interessando moltissimo il tè. E voi non fate niente al caso. Io lo bevo quando, soprattutto quando mi fa male la testa, che mi rilassa molto. E quindi sicuramente chiedendomi sempre del tè, tu stai sponsorizzando un qualcosa da poter vendere. Buongiorno, io bevo la tè normale, rosso, mi piace, mi fa bene alle pancia. Ciao! Però ecco, quella cosa lì mi rimane in bocca, mi dà fastidio e allora preferisco più quell'altra, capito? Perciò quella la evito. Quando ci sono in friata, ce l'ho il trido, io bevo il tè e mi piace, basta. A me il tè piace ogni tanto. Fuso e bustina. Anero, anero, che te chazak, chazak, shakhol, ki zekham la gufe, taimiod. Io proprio piace tè rosso, nero e tutto. E non è che solo io, il nostro paese, tutti piace solo tè e tè. Mi piace tè, tanto, troppo, va bene. Mi piace il tè perché è buono, ti senti bene dopo che bevi tè. Grazie. No, grazie. Lo bevi il tè tu? No, mi piace più. Non ti piace? No. Dopo una notte d'amore ci vuole il tè, è stupefacente. A me mi piace quella birra, però a te o caffè non mi piace. A me non piace il tè, preferisco la cacao. E a me dà una sensazione di relax, e mentre il caffè lo prendiamo di corsa così, non mi dà tanto l'idea che il tè uno lo prende di corsa mentre sta scappando. L'espressione di un momento di relax, un tè amarissimo però dolce. Ecco, il tè mi piace quello affumicato. Io conoscevo il formaggio affumicato, il tè affumicato. Infatti io faccio la zuppetta con la provola che è buonissima. Sai Ahmad, tè, ma così, ma conoscei, tè, Slimini conoscei, gli ho detto quello tè. La mattina e il pomeriggio, perché sono un po' inglese, alle 5. Ma il tè a me mi fa molto male la bocca, è meglio una vodka. Il tè fino a 10 anni pensavo che si vendesse soltanto in farmacia, perché lo prendevo qua soltanto quando stavo male.
e lo prendo ogni tanto con gli amici e sempre quando sto male. Bebete lente? Se ne sciotte bega faniana. Zessiva. Lo bevo solo quando mi sento male di stomaco. Il tè, secondo me, è buono soltanto quello freddo, perché quello caldo mi dà l'effetto del malato. E quando uno sta male prende il tè e via discorrendo. Mentre mi esalta quello estivo. Il tè freddo proprio con la gocciolina che sta sul bordo del bicchiere. È una cosa che serve per stare insieme, tranquilli, mi ricordo il mare. È grande. Soprattutto lo Shabbat, quella la nana, mi dà un senso, diciamo, di pace e tranquillità. Niente, perché non va. Quella comprò la pagliata da Israele, arriva da qua che c'era ogni verme, era mezzo di lunghezza. Gli hanno rubato i polli, li ha portato qui. Mir morto di fame, miliardario. Se facesse un bagno con la creolina. Ma il tè lo bevi tu? No, non bevo, mi fa male. Ti fa male? No, a me non mi regalo niente, nessuno, morto da fame. A cattone morto da fame. Ma te il tè lo bevi? No, ne. Lo bevi o no il tè? No, ne. In che senso? Perché non mi piace. Perché ci regalo sono pietro. Vero, sono morto e l'occhio di sì, è vero. Ma il caffè? Sì. Sì, quello sì. Caffè sì, eh. Quello sì, ma qualche volta ti è capitato di bere il tè? No, non mi piace. Ma quella di Tripolino? Il tè fa bene alla circolazione, al cervello. Io piace il tè, però poco. Però buono, eh. Diciamo quello che dice, c'è mamma che scemo, li vedo. In che senso? Io c'ho sempre. Li mesi che il bicchiere si capisce. Tè con limone. Esatto. Beh, c'è che vuoi, certo. C'è l'acqua. Non bevo più perché ho il diabete e devo bere più un cazzo, solo l'acqua. Non lo bevo. Niente, caldo, freddo. Niente. No. Sono nigeriano. Nigeriano? Sì. Voi bevete il tè in Nigeria? Sì, anche bevete qui in Italia. Più tè o più caffè? Più tè. Più tè. Come lo fate il tè? Come lo fate? Come lo preparate? Con acqua, mette su un zucchero. Ah, ci mettete molto zucchero o poco zucchero? Normale. Cosa ti piace mangiare più di tutti? Bere il tè o mangiare alimenti? Sì, poco, solo la mattina. Solo la mattina, bevi tè. Chi lo fa? Tu o tua moglie a casa? Io, mia moglie, mia madre, dipende. Io il tè lo faccio, metto il bricco con un po' di acqua, appena bolli, metto un po' di zucchero e metto il tè, quello buono, 2 cucchiai, e ci metto un foglio di menta o un foglio del un altro, viene buonissimo. Green tea, fa India. Quando non c'è olio dentro casa, per questo. Di cui il caffè, però di là quando sto del Bangladesh più tè. Io non ho mai bevuto tè in vita mia, anche non mi piace. Sei Tripolino con la cacahuia. Che cos'è la cacahuia? Cacahuia, quelle che mangiano i scoiattoli. Botnim, no? Ma se botnim in italiano? Ah, botnim, arachidi, no? E si accompagna con quella bella frutta secca, non so se le arachidi siano con frutta secca, che non casualmente i francesi chiamano cacahuète, e che in Sicilia si chiama calacausi.
Calacausi vuol dire abbassa pantaloni, e in questa parola c'è tutto l'effetto, diciamo. Quindi si passa la notte in piedi, ma a volte anche seduti. Più piatti te con la famiglia, sono molto piatti. Ecco, Raten, bravo Raten. Sì, pochissimo, non tanto però. Ecco, questo è il tè. Rosso, mi canto rosso. No, sfuso anche bustine. Quando acqua bollito, sì. Metti per un minuto, così quando diventa rosso, e quando quella è disciolta vanno sotto e acqua rimane sopra. Rosso. Ah, sono la cosa che prendo. Sì, no, no, no. One is black tea. We first put one cup of water, we boil it, and then a little bit tea we put inside. When it is boiled, if you want with the milk, we also put the milk. And then you see sugar, if somebody prefers sugar, it should be mixed while the tea is being prepared. Some people want separate sugar. So then we can give separate sugar. And then the tea is ready. Caffè. Che te bevi? Fa tutto mia moglie. Ma tu non fai niente quindi? No. Io vado solo a lavorare. Tu? Vado solo a lavorare. Ah. Il tè lo prendo se qualche pomeriggio non mi va di cenare, non mi va di far merenda, allora mi faccio preparare un tè da mia moglie. È come un solo un tè fa da tappabuchi a una cena? Cioè, no, di tappabuchi a una cena, un ferma stomaco. Facciamo bollire l'acqua, poi ne mettiamo le spezie per il tè, poi alla fine il tè. Quali spezie mettete? Cannella, cardamomo e chiodi di garofano. Solamente mi piace anche quello un po' aromizzato, la menta, col nanà, queste cose qua. Ma sei stato influenzato da qualcuno qui? Sì, sì. Da chi? Dalla comunità ebraica tripolina. Oddio! Di dove sei tu? Sono del Senegal. Tu bevi il tè? Sì. Che tè bevi? Rosso o verde? Verde. Verde. Buona. Più buono. È dietetico. E come lo fai? Lo faccio bollito, si mette un po' di menta e lo bevo senza zucchero. Dietetico proprio, eh? Sì, è dietetico, fa dimagrire. Nel tè vostro verde. Paese bevete molto tè? Sì, tanto, tutti i giorni. Dopo pranzo, la mattina, dopo cena. Si chiama attaya. Qualche volta sì, teati. Teati? Sì. Ah, una bustina quindi, un tè in bustina. Tè in bustina, sì. Preferiamo il caffè, però a volte anche il tè prendiamo, specie volte. Dobbiamo andare a piacere, specie volte quando è freddo, si beve ancora meglio. Della Costa d'Avorio. Noi tè rosso. Tè verdi, preferisco, però bevo tutto. Come lo fai il tè verde? Eh beh, si compra, si mette nell'acqua, si bolli, poi si mette il tunisino. E lì si beve il tè verde più del rosso? Non lo so, beh, si bevono tutti e due. Beh, veramente sì, qualche volta, ma quando sto un po' imbarazzato di stomaco, mi faccio un tè caldo caldo che mi sistema, proprio mi sento tutto quanto bello, tranquillo, che proprio mi fa bene. Di solito bevo il caffè, però quando bevo il caffè... Attaya. Sempre in bustina, perché sennò ci vanno tutti quei pezzettini che poi rimangono in bocca. E quando quella è disciolta vanno sotto e acqua rimane sopra. Ecco, subito ti faccio un buon tè. Come lo vuoi, verde o lo vuoi rossa? Verde, verde. Verde, eccolo qua. Allora si prepara così il tè verde. Guardi, così impari quando lo fai anche a casa tua. Mette due cucchiaini di tè verde. Bastano. E un po' di zucchero. E lasciali bollire un po'. Poi versilo.
A me mi piace dolce, lo fa, metto anche 4 cucchiaini. Invece chi non lo vuole per dieta, io lo faccio anche senza, poi uno aggiunge. Ma se vuoi che viene tanto buono, deve mettere dentro lo zucchero. Ci metto 2 cucchiaini, anche 3. Quindi il tè caldo non mi piace proprio. Io con il freddo o con un pochino di menta io lo bevo. Questi sono dei bicchierini del tè. Bicchieri tipici? Sì, proprio tipici del tè. Sì. Tu li lavi sotto l'acqua, i bicchieri, o usi la stessa acqua per lavare sempre il bicchiere? No. Vabbè, a Tripoli si usava, come hai detto a te, la stessa acqua si usava così in una bacinella e si metteva l'acqua dentro la bacinella e si lavava sempre in quell'acqua. Invece noi adesso siamo a Roma e siamo un'altra cosa. Ci vuole 5 minuti appena, neanche. Ma se te lo vuoi quel tè proprio arabo, quel tè, vero tè, come lo faccio io quando facciamo, per esempio, mangiamo una cosa un po' pesante, per esempio come il basin, io lo lascio anche 15 minuti sul fuoco, con fuoco lento, che bolle piano piano, poi lo prendo, lo verso, lo beviamo. È una cosa meravigliosa, è molto digeribile. Adesso, sai, il tè bisogna anche lavorarlo un pochino, che si fa un po' di schiuma, viene più bello, più saporito. Questa è la nostra usanza, vedi che bello. Poi si mette o noccioline, o mandorle, o noci, quello che vuoi te. Verdi, ce l'abbiamo. Il tè freddo o il tè caldo? Come, che... Come vuoi tu? Il tè freddo è buono, mi piace, lo bevo. Il caffè lo prendo alle 5:30. E poi? Quando alle 7:30 faccio la mia colazione. Un tè con 2 fette biscottate, un pochino. Il tè in bustina? Sì, il tè in bustina. Prendo un tè, quello che la bustina va dentro, lip, una marca buona, perché se non è buona. Come si chiama? A me, perché sono romana, parlo male. Una marca buona. Ati. Tè Ati. Lo beviamo, come no? Io con 2 giorni di tè mi ristabilisco immediatamente. Ma ci metti il limone, il latte? Limone. Latte mai? No. Tante, anche tante amiche mie, quando noi ci incontriamo verso il pomeriggio, andiamo a prendere un tè. Ah, ecco. E facciamo un tè, perché è una cosa che... Ma questa è un'abitudine romana o inglese? No, cioè l'inglese non so, perché non ci sono mai stata in Inghilterra. Io sono romana, prendo il tè perché mi piace proprio. Okay. Mi piace perché non fa male, oddio, innervosisce un pochino, ma io sono tipo molto calmo. Io lo faccio, bevo freddo d'estate. Caldo? Fa la granita al limone, Italia 1. Oh. Ma però so che è molto eccitante, insomma. Che ti tira su, ti dà brio. E non ti fa dormire la notte, se ne prendi tanto. Quando sto bene lo elimino proprio. Ah, ecco. Quando sto bene lo elimino. Mi prendo uno yogurt. Quindi è una medicina al tè? Sì, bravo, è una medicina. Quando sto male, quando sto indisposta lo prendo, perché alle volte lo stomaco fa i capricci. Prendo un tegamino di acqua, Poi prendo il tè in bustina, lo immergo nell'acqua. Poco, perché se c'è tanto diventa nero, allora appena colorato come il vino. Poi il sabato che io non accendo il gas, ho un bollitore così, un bollitore che lo attacco prima di sciabatte. Ok, allì. Bene, caffè, tè, tutto, mollo da paese. Qualche sera che non mi va di cenare, ceno col tè e le fette biscottate. No, come medicinale no, ma a un certo momento d'inverno, per riscaldarmi, per non fa troppo abuso di caffè, perché ne bevo diversi, prendo un tè. No, se è caldo prendo il limone, se invece è freddo preferisco la pesca. Raramente a casa con mia moglie. Sì, Nana. Il tè con Nana, che cos'è Nana?
È una pianta piccola di menta. E allora? Ma tu quando lo bevi il tè? Quando sto con amici miei. Ma lo bevi anche quando stai male? Ma perché deve stare male? Ma perché devo stare male? E invece lei lo beve il tè? Io sì, al limone. Io lo bevo il tè senza limone. Con limone. Con limone, e lei? Io senza limone. Che tè beve? Del tè, invece de, qualche volta invece del tè che bevo. Anche? Aranciata, San Pellegrino. San Pellegrino. Tutte non è che ci mette sul giornale o su Shalom, no? Mi no, fate no. Aver ammazzato a mio figlio. I tripolini bevono più tè dei romani? Beh, ma penso di sì, che ne bevono di più. De più, che ne so, io i tripolini in casa non ce l'ho. Non ce l'hai in casa? No, parenti no. Ti sei salvata allora? Sì. Ma Silvia, parla pure tempo. Chi è che non ce l'hai? Io prendo il tè. Sì, e poi? E i pomeriggi, niente. E i parenti tripolini non ce l'hai? No, no, ce l'ho. E quindi non sai se i tripolini bevono più tè o meno tè? No, romani. Mai assaggiato il tè tripolino? No. Yeah, I drink tea. That's a... Yeah? Yes? Yeah, yeah. Il tè alla menta, con nana. Do you drink tea? Yeah, I like tea. Which kind of tea? Normal tea, you know, with milk. I mean, it's good. When it's cold, you need to drink tea to keep yourself warm. Uh-huh. Yeah, you. All right. Conosci il tè tripolino? No, io che tripolino non c'ho un buon rapporto. Perché? Non mi piace, basta che mi dico di tripolini, a me evito mangiare cose di tripolini. Anche il tè di tripolini lo eviti? No, non mi piace. Forse in Israele mangio il tè alla nana, quello alla menta, non so se è una cosa tripolina, che involontariamente prendo un tè che è la tripolina. E però così? Se sapessi che è la tripolina eviterei pure di berlo. Attaia. Quello vostro, quello tuo che mi piace tantissimo. Quello dei tripolini? No, quello tuo in particolare, quando mi ospiti a casa, lì al magazzino tuo, mi fai il tè straordinario. Il tè io lo prendo quando sto male. E basta? E basta. Che tipo di mali pensi che ti curi? Allora, mi cura i dolori al fegato. Ah, pensi che ti depura il fegato? Esattamente. E quindi lo bevi? Con il limone. Altrimenti non lo bevi durante no, gli altri giorni? No, assolutamente no, perché mi ricorda troppo quando sto male. Tè agli utilli. Il tè agli utilli? Conosci altri gusti di tè? Rose di bosco, tutti quelli israeliani che sono tutti al miele, con le mele, tutti quanti. Tè nero o tè verde? Tè normale, naturale, con altri sono aggiunti di altri aromi, tè naturale. Non mi piace aggiungere olio e limone, non mi piace aggiungere altri... Latte? Neanche latte, non mi piace, no. Il tè, quando viene bollito, perde assolutamente il suo aroma e il suo gusto. Che è sbagliato far bollire tè. Attaia. Estate. Attaia. Yes, it's
siamo, e siete a battuto.